Permesso. Avanti. Matilda adesso sta dormendo. Appena si sveglia tra un'oretta, le preparo due belle ovette sbattute, così almeno la bambina si tira un po' su. Vuoi una mano a sparecchiare? Non sia mai, tu sei ospite qui, scusa, eh. Ho mangiato benissimo. Sei veramente brava, anche in cucina. Cosa vuol dire anche in cucina? Vuol dire che sono brava anche in altre cose. O è Arthur, sporcaccione? Dai, su. Pensa che al mio fidanzato gli faccio dei manicaretti che lo fanno impazzire. Gli faccio le carote, le zucchine, i cetrioli, il finocchio, le melanzane. Gli faccio anche addirittura l'osso buco. Oh, Arthur, cosa fai? Mi guardi il panda? Ma no, figurati. Non me l'aspettavo mica da te, sai. Scusa. Questo seno mi va dappertutto. Romeo, basta! Cos'ha da brontolare? Parli, non si capisce mai cosa vuoi dire, non si capisce, stronzo! Finisco di sparecchiare, poi andiamo di là nel salottino e ti offro un bel limoncino, grazie. Un bel limoncino, che buono che ce l'ho solo io, è fatto a mano. Oh, scusa, Arthur, non mi era mai capitato. Giovede, scusa, ma guarda che io sono così bravo a sparecchiare, è la prima volta che mi cade tutto, ma tu togliti, ma tu scusami, togliti dal sotto. Scusa, Arti, non mi era mai capitato. Scusa, guarda, sono desolata. Fai una cosa, togliti questa tonaca, te la metto nell'asciugatoio e in 5 minuti è pronta. Ma no, dai, va bene così, dai. Cos'è, ti vergogni di stare mutando in canottiera qui davanti a me? Ma no, dai, poi io non sono attrezzato e poi non ho sotto... Ma ti vuoi prendere una polmonite? Fai una cosa, vai sulle scale, guarda nella stanza a destra sulle scale, entri, sul letto c'è un accappatoio mio rosso, insomma una vestaglia, ti metti quella, così ti metto a posto la tonaca, te l'asciugo, così va bene. Va bene, va bene. Scusami, guarda, sono desolata. Non preoccuparti. Oh, mamma mia, colpa tua. Anzi, una bambolona. Insomma, un uovo di Pasqua. Avrai mica anche la sorpresina, eh? Questa è la tonaca, me la asciughi per piacere. Va bene, ma siediti un momento. Complimenti per la casa, è bellissima. Ho visto anche di sopra. Grazie. Sai, anche i muri sono...